Allora, io ho preparato un menù molto, molto, cioè praticamente tutto. Faremo il più possibile. Intanto tengo a precisare una cosa, che con Gigi non ci siamo capiti molto bene già la volta scorsa. Avevo detto che gli istruttori potevano, se volevano, portarsi l'arco personale. Lui ha capito, portate tutti l'arco scopa che hai imparato a tirare. Non è così. Abbiamo parlato di tante cose, tra cui però l'arco scuola era destinato agli arcieri, quando anche avessimo fatto un seminario per gli arcieri. Ovviamente non è necessario, non era necessario. Non faremo pratica di tiro, faremo didattica per fare pratica di tiro. Quindi c'è stato questo qui pro quo. Tra parentesi, alla fine del corso vi faranno anche un questionario sull'attività. A me hanno dato zero perché non hanno fatto pratica. No, qualcuno solo. Uno solo che non ha fatto. Ciao, non ha capito qual era lo spirito per l'istruttore. L'istruttore non è che devono venire qua a imparare a tirare con l'arco. Devono imparare la didattica, imparare. Sentire cosa c'ho da dire di nuovo, farsi le proprie idee e attingere quello che c'è da attingere, se c'è da attingere. Poi sapete perfettamente, e tengo a precisare questo punto molto importante, che un formatore deve instillare dei dubbi su quello che già sapete, perché già voi siete istruttori, già voi siete in gamba, sapete tutto sulla tecnica, avete le idee chiare di sicuro, non ho dubbi su questo, ma io vi devo instillare qualche dubbio in più, no? Perché voi possiate sperimentare, perché voi possiate andare a cercare nei meandri di cose nuove per far aumentare la performance ai vostri allievi, questo è il perché di tutto, no? Poi parleremo di tutto, vi dirò le mie idee, parleremo anche dello standard sulla moderna tecnica di tiro, non c'è dubbio, non è che parliamo di cose che la terra è piatta o che ci sono delle cose nuove. Comunque, il menù è un po' meno questo, no? Parleremo, cercheremo di tutto, poi seguiremo un po' l'onda che deve venire da voi, no? Quello che approfondiremo di più o di meno su quello che abbiamo a disposizione. Comunque, questo è quello che abbiamo a disposizione, no? Tecnica moderna del tiro arco nudo, fondamentale sequenza di tiro, organizzazione del tiro e i sistemi di mira della tutti. Poi parleremo anche un pochettino di scienza dell'arco nudo, quindi il FOC, il volume di coda e il tiller, che sono argomenti che magari sono toccati poco e magari così ci chiariamo un pochettino l'idea cosa dice la scienza su questi punti. Allenamenti e aspetti comuni della tecnica in atleti di alto livello, quali sono le personalizzazioni e l'evoluzione che hanno avuto nella tecnica di tiro. Poi parleremo sicuramente dei materiali, della loro messa a punto, l'importanza della grip e l'evoluzione dei nuovi materiali e cosa dicono i nuovi regolamenti a tal proposito. Ah, non cavo per qualcuno. Poi, tanto non abbiamo ancora cominciato. Poi parleremo, se avanza tempo, dell'arco tradizionale, dell'arco lombò, della mira istintiva, della peculiarità del tiro di campagna 3D, dei tiri in salita e discesa, degli errori di perpendicolarità, di qualche cenno di balistica esterna, vedremo anche strategie di gara e soprattutto valutazione e stima delle distanze con sistemi parametrici e non parametrici, che voi sicuramente la sapete lunga anche voi, però magari ci chiariamo un pochettino le idee, vi dico che metodo adopero io, così vi fate un'idea, bene, però
E se avanza tempo, solo se avanza tempo, parleremo del chitarre panic e di casi concreti. Di casi concreti di target panic e possibili soluzioni, vediamo un po' se possiamo anche affrontare questo argomento. Poi ispiratemi sugli argomenti e cercheremo di buttare nel fuoco più tardi possibile, ok? Ci siamo!